La rassegna stampa è stata offerta da I Sapori del Vallo, l'arte di fare la pasta. www.isaporidelvallo.it. Buongiorno, buon lunedì a tutti, ben ritrovati con l'appuntamento con la rassegna stampa di Uno News. Andiamo a sfogliare le pagine dei quotidiani partendo dalle pagine del Mattino. La prima pagina, ampio spazio dedicato al risultato del referendum di ieri, il referendum, ricordiamo, per l'abrogazione di una parte dell'articolo introdotto con la legge del 2015 relativo alle concessioni in mare entro le 12 miglia per le trivellazioni petrolifere e per l'estrazione di gas. Vediamo. Lo sappiamo già, è già ben noto, non è stato raggiunto il quorum necessario per la validità del referendum, toccato appena, toccato e leggermente superato il 30% degli elettori alle urne, era necessario il 51% perché il referendum fosse valido, e vediamo proprio per l'astensione, la forte astensione che si è registrata, il titolo del quotidiano Il Mattino, trivelle, referendum flop. Questo è brevemente il titolo. Affluenza lontana dal quorum, appena il 32%, Renzi ha vinto, chi lavora vince la linea dell'astensione, Campania ultima, solo la Basilicata arriva, supera la soglia del 51%. E poi vediamo sempre nella parte in alto l'affluenza con il 32,15%, la Campania tocca appena il 26,13%, e poi l'analisi provincia per provincia, la Salerno è al 28,19%. Andiamo avanti con gli articoli correlati, il commento, ora il coraggio di una politica per l'energia, e poi nelle interviste Chicco Testa, mi sono pentito del no al nucleare, il manager, il quesito era una sciocchezza, senza gas è impossibile vivere. E poi l'analisi, Napoli diserta, non c'è stato l'effetto De Magistris. Ricordiamo che De Magistris aveva annunciato la sua volontà di andare a votare e di esprimersi per il sì. Cambiamo argomento perché sarà trattato ampiamente nelle pagine successive, ma anche nelle pagine degli altri quotidiani. Andiamo di spalla, parliamo del calcio. Ieri la vittoria della Juventus che si assicura così il quinto scudetto consecutivo. Ora però il Napoli è attento, deve stare attento al secondo posto per non perdere l'accesso in Champions. Vediamo il titolo, Sarri sprona il Napoli, tanti ci invidiano, missione Champions, bastano 11 punti. Vediamo gli articoli correlati, Il Punto, ritrovare lo sprint per il rush finale, poi Le Idee, ma il gap è figlio dei torti subiti. Sempre per il calcio ci spostiamo a centropagina, sempre di spalla, si parla della gara ieri della Roma, quando al termine sembra, si parla di un diverbio che ci sia stato tra il tecnico della Roma Spalletti e il capitano Totti. Vediamo il titolo, quel calcio piccolo piccolo che ha il volto di Spalletti, Totti e l'invidia del tecnico. Lasciamo lo sport, lasciamo il calcio, andiamo a centropagina, il non voto salva 44 impianti, quindi torniamo sul referendum, si salvano, come aveva detto quindi Renzi, i posti di lavoro. Di taglio basso, le altre notizie del quotidiano Il Mattino, l'ultimo abbraccio, poi sotto il treno, coppia di extracomunitari, lei muore sul colpo, lui è in fin di vita. Questa la storia, è successo ieri all'alba sui binari tra Napoli Centrale e Gianturco.
Proseguiamo, sempre di taglio basso, Al Pacino, Maffettone pronto a lasciare, il caso del Teatro Festival, il consigliere chiede un chiarimento a De Luca. E nella fotonotizia il Blitz, il boss scissionista preso mentre guarda la partita. Questa è la prima pagina del Mattino Nazionale, restiamo sul Mattino e andiamo ora nelle pagine di primo piano, quelle dedicate all'esito del referendum sulle concessioni in mare entro le 12 miglia. Vediamo il titolo nelle pagine successive: referendum, trivelle, no quorum, alle urne solo il 32% degli italiani, consultazione non valida, ma la Basilicata supera il 50%, il sì al 78%. Zaia, il Veneto traina l'affluenza 37,9%, la Puglia si ferma al 41,6%. E poi vediamo i dati relativi alle diverse alle affluenze nei punti, negli orari principi. Per quanto riguarda alle ore 12 l'affluenza era all'8,36%, alle 19 aveva toccato il 23,48%, fino alla chiusura delle ore 23 al 32,15%. Andiamo avanti, andiamo nelle pagine successive, vediamo regione per regione nella foto com'è stata l'affluenza. Il titolo: seggi deserti, Campania terra di astensione, ultima regione, niente effetto De Magistris a Napoli, che vota soltanto il 25,6% degli elettori, più partecipazione invece si è registrata a Salerno. E poi vediamo le regioni con secondo divise per affluenza. Alla verde, le regioni al verde sono con l'affluenza sopra la media nazionale, tra queste vediamo la Basilicata e la Puglia. E poi invece l'affluenza sotto la media nazionale, vediamo la Campania con le due, con tutte le province, tra le quali anche Salerno. Mentre per quanto riguarda la Basilicata, sia Matera che Potenza superano la media nazionale per quanto riguarda la partecipazione al voto. Vediamo ancora De Luca: questo referendum è una palla, Movimento 5 Stelle annuncia un esposto contro il governatore. A Rignano il paese di Renzi ha votato il 26,59%, effetto inchiesta, a Potenza superato il quorum. Continuiamo, Sergio Mattarella, il capo dello Stato, ha votato poco dopo le 20:30 nella sua Palermo, al seggio che si trova proprio vicino alla sua casa. Laura Boldrini, con un tweet dalla Presidente della Camera, ha annunciato di essersi recata alle urne, partecipare a un valore, ho votato il referendum. Poi anche Luigi Di Maio: ho fatto il mio dovere di cittadino prima ancora di rappresentante delle istituzioni. Avete notizie del Presidente del Consiglio? Continuiamo, Michele Emiliano: non ho intenzione di fare sfide al Premier, ma l'invito all'astensione lo poteva evitare, ci sarà l'effetto boomerang. E infine anche Matteo Salvini si è recato alle urne: già ci sono pochi spazi di democrazia, se poi non si colgono questi spazi vuol dire che decidono petrolieri, banchieri e i Renzi di turno. Di taglio basso il sindaco De Magistris, il sindaco di Napoli, sindaco deluso, i napoletani snobbano i suoi appelli. Il primo cittadino si era speso, ma in pochi lo hanno seguito. Viminale e giallo percentuale. Lasciamo questa pagina, andiamo avanti, andiamo poi sul per quanto riguarda il referendum, vediamo l'effetto Renzi, o meglio, subito dopo ci sono state, al termine delle operazioni di votazione, ci sono state delle querelle anche per quanto riguarda dei messaggi lanciati dal Presidente del Consiglio. Vediamo il titolo per le reazioni: Renzi all'attacco. È stato sconfitto chi fa demagogia, lite a distanza con il governatore Emiliano, Carbone twitta, ciaone e scontro nel PD. Un dolore non andare al seggio, ma era l'unico modo per non arrecare danni. Questa è la reazione, ma sui social monta la polemica contro chi esulta per il flop, non si ride chi vota. La sfida, una parte della classe politica si mostra autoreferente, il paese vuole altro.
Lasciamo questa pagina, lasciamo per il momento il tema del referendum, anche se lo troviamo anche nelle pagine del Mattino di Salerno, quindi dedicato ampiamente anche in questo caso, insomma, la notizia principale è proprio il referendum, ma relativo a Salerno e alla provincia. E vediamo. Il titolo in questo caso, flop referendum, bufera su De Luca, il governatore al congresso PSI, questa consultazione è una palla, è parte l'ira del Movimento 5 Stelle e di Forza Italia. Trivelli a Salerno città, l'affluenza si ferma al 33,59%, l'opposizione attacca il presidente, intervengono i magistrati. Il caso, assalto all'unico ufficio, tutti in fila per il certificato elettorale. Andiamo avanti, centropagina, la fotonotizia, movida violenta, Maxi Rissa davanti al bar del centro, Maxi Rissa nella movida del centro storico di Salerno, è accaduto all'alba di ieri dinanzi ad un bar in uno dei vicoletti che da via Roma portano al cuore antico della città, quindi ancora un fine settimana violento a Salerno. Per quanto riguarda l'istruzione, scuola, caos, prof precari, giudici riscrivono le liste, docenti esclusi, in due mesi 70 ricorsi accolti. L'emergenza, allarme povertà, la mensa scoppia, 200 pasti al giorno. E poi di taglio basso, punti di vista, medaglie e la ricerca fotografica, patrimonio salernitano. Lasciamo anche questa pagina, andiamo avanti, sempre per quanto riguarda il referendum, vediamo, l'abbiamo visto dalla prima pagina, il titolo di apertura, la bufera scatenata contro il governatore della regione Campania, per le sue parole il referendum è una palla, queste le parole di Vincenzo De Luca, presidente della regione Campania, bufera Grillini su De Luca, a fondo del governatore al congresso PSI, agosto, lo denuncio, immigrati, il presidente della regione, stranieri, serve accoglienza, da Salvini solo idiozie. Lasciamo anche questa pagina, andiamo ora sulle pagine dedicate alle notizie di sport, vediamo l'analisi dopo la gara contro l'Inter con la sconfitta del Napoli per 2-0. Vediamo l'analisi, il titolo, poca reattività dopo i gol incassati, ora De Laurentiis più vicino alla squadra, due sconfitte nelle ultime tre partite di campionato, è la prima volta in questa stagione. La stanchezza del Big, il tiki-taka sarriano in certi momenti mostra di essere poco incisivo sotto porta. Vediamo il patron, troppi impegni, De Laurentiis ha fatto sentire troppe volte la sua assenza da Castelvolturno, troppo preso dai suoi impegni professionali. E poi errori numerosi, gli ultimi 15 giorni sono stati un incubo, da Irrati a Tosel, dalla sentenza della Corte Sportiva all'arbitraggio di Rocchi a San Siro. Stanchi, giocatori poco lucidi e poi rinnovi contratti in stand-by. Lasciamo questa pagina, andiamo avanti, andiamo nelle pagine invece dedicate alla Salernitana, la squadra sta cercando di agguantare la salvezza per il campionato di Serie B, vediamo il titolo, Salernitana, emergenza centrocampo, occasione per Nalini e Zito. La Salernitana è a 36 punti, i prossimi appuntamenti è contro il Vicenza. Vediamo l'attacco, Donnarumma defilato a sinistra sulla fascia opposta, spunta Oikonomidis e ancora la difesa, Bernardini ancora in doppio, ma Bagadur ed Empedeur offrono garanzie. Lasciamo anche le pagine dedicate alla Salernitana, andiamo ora invece a vedere i risultati per quanto riguarda l'eccellenza campana, vediamo per la squadra del Valdiano come è andata, brutta sconfitta
per il Valdiano che perde contro il Sant'Antonio Abate per 5-0, ma vediamo tutti i risultati: Castel San Giorgio Faiano 2-1, Ebolitana Marilianese 4-4, FC Sorrento Scafatese 1922 4-0, Massa Lubrense San Tommaso 1-3, Montesarchio Palmese 1-0, Sant'Antonio Abate Valdiano 5-0, San Vito Positano Castel Nocera 0-1. E US Scafatese, Sorrento Calcio, nessun risultato. La classifica dell'ultima giornata vede il Castel Nocera 80 punti a guantare quindi la promozione, FC Sorrento 77, Montesarchio 56, San Vito Positano 55, Bolitana 51, West Scafatese 43, Palmese 41, Marilianese e Faiano 38, Sant'Antonio Abate 37, San Tommaso 35, Scafatese 1922 32, Castel San Giorgio 29, Massa Lubrense 26, Valdiano 24, Sorrento Calcio 29. Vediamo quindi i verdetti. Promossa in Serie D il Città di Nocera, playoff nazionali Sorrento e Sant'Agnello. Per quanto riguarda i play-out, gli accoppiamenti, vediamo il Valdiano Scafatese 1922 Valdiano e Castel San Giorgio Massa Lubrense, mentre è retrocessa in promozione Sorrento Calcio. Lasciamo questa pagina, lasciamo le pagine del quotidiano Il Mattino e andiamo ora su Metropolis. Vediamo dalla prima pagina quali sono i principali temi trattati. In particolare si parla della movida violenta a Salerno, e questo è infatti il titolo di apertura: rissa tra tifosi al bar, 7 feriti. Nella movida si sono fronteggiati i sostenitori di Salernitana, Nocerina e Cavese. E a Pastena, per vecchi rancori, zuffa fra 6 familiari, proseguita anche al pronto soccorso del Ruggi. Salerno, omicidio di Petrone, la procura, giudizio d'Andrea e Villacaro, mentre per quanto riguarda il referendum sulle trivelle, referendum a Picco e De Luca sul lavoro, così vincono i clan. Queste le parole, vediamo, diagnosi giusta, serve ora la terapia. Questo nell'editoriale del direttore di Metropolis, Gigi Casciello. Andiamo a centropagina, incubo mare sporco, protesta dei cittadini per il degrado lungo il litorale. E a Salerno, bomber d'amore, gol e matrimonio, la punta del Baronissi chiede la mano alla sua amata. Ad Agropoli, moglie con un altro, botte al ristorante, mentre a Cava, conti in rosso, l'opposizione teme il default. Di taglio alto, nei box troviamo le notizie per quanto riguarda lo sport. In Serie B il dolce Amarcord di Vannucchi, Granata, la salvezza è possibile, caos nel centro coordinamento. In Serie D invece gli Aquilotti dicono addio ai pro, agguato dei supporter in Sicilia, KO a Marsala e Papagni rischia. E con questa prima pagina del quotidiano Metropolis ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria e riprenderemo tra pochissimo con il resto dei nostri quotidiani. Restate con noi. Bentornati alla seconda parte della nostra rassegna stampa. Apriamo con le pagine del quotidiano La Città. Anche La Città, il titolo di apertura si interessa del referendum. Ieri ricordiamo la giornata dedicata alle elezioni per il referendum sulle concessioni in mare entro le 12 miglia, e vediamo il titolo riferito proprio anche in questo caso al mancato raggiungimento del quorum, quindi della validità del referendum. Il titolo: pochi ai seggi, trivelle senza quorum, l'affluenza si ferma al 32%, Salerno sotto la media ed è scontro nel PD. E proprio sul referendum lo scivolone del governatore De Luca, scivolone di De Luca che scatena la bagarre. Vincenzo De Luca: sono bastati meno di 22 secondi, il tempo di una battuta di quelle infelici che tanto ama Maurizio Crozza, per spostare il dibattito del congresso nazionale del PSI sul piano della polemica. No, questo referendum è una palla, diciamo.
si è scatenata la bagarre con dure accuse degli ambientalisti e la richiesta di intervento della polizia. Andiamo avanti, sempre per quanto riguarda la politica di fondo, verso le elezioni, via a manifesto selvaggio, muri già imbrattati. Le notizie di taglio alto, lo scandalo salernitano, la mega truffa all'INPS, in guai ai vertici romani, indagato Mastrapasqua, a Battipaglia il caso di pedofilia, in aula drammatico faccia a faccia, dovrà testimoniare uno dei ragazzini molestato da un anziano, un popoloso rione della città. A Monte Corvino Rovello abusava della nipotina, arrestato, dovrà scontare 7 anni di reclusione l'anziano accusato di aver molestato per anni la nipotina. Proseguiamo, centropagina nella fotonotizia, spiagge salernitane invase dai bagnanti, le spiagge e i lidi di Salerno e della provincia invase dai bagnanti in una domenica primaverile con temperature estive, numerosi anche quelli provenienti da altre province per consumare il primo bagno della stagione e fare le prove generali dell'estate. E poi ancora a Salerno, movida e rissa, 3 feriti, ennesima notte di violenza e a Passena botte tra parenti. Di spalla la storia, la gara di calcio della domenica che azzera le differenze, una gara di calcio tra ragazzi salernitani e africani su un campo ricavato nell'area del mercato di Torrione, azzera le differenze etniche, quindi una buona notizia. Di taglio basso, restiamo nello sport, occupiamoci però della Salernitana, quindi del calcio giocato, c'è il Vicenza, dolci ricordi per il Granata, domani la Salernitana affronta il Vicenza, un confronto che evoca dolci ricordi in casa Granata, domani sarà ancora emergenza. Lasciamo la prima pagina della città, andiamo avanti, andiamo nella pagina dedicata al referendum. Vediamo trivelle senza quorum, affluenza nazionale al 32%. Renzi, messaggio chiaro, bisogna saper perdere, basta polemiche. E poi arriva il tweet di Carbone che riapre lo scontro all'interno dei Dem. Vediamo nella fotonotizia l'affluenza per le ore 12 alle 8,36%, alle 19 l'affluenza aveva raggiunto il 23,48%, mentre alle 23 orario di chiusura dei seggi era al 32,15%. Per quanto riguarda invece Salerno, di taglio basso, si ferma sotto la media nazionale in provincia di Salerno al 28,18%, in città al 33,59%, Monte San Giacomo al top con il 41,58%, mentre Laurino resta è la maglia nera con il 13,96%. Questi i dati, quindi Monte San Giacomo, il comune di Monte San Giacomo è il comune dove la gente si è recata di più alle urne per votare sul referendum. Lasciamo questa pagina, lasciamo il tema del referendum, andiamo avanti, andiamo sulle notizie della provincia di Salerno, dove troviamo anche una notizia di Sanza di taglio alto, rinvenuto un ordigno bellico nei campi, un ordigno bellico probabilmente risalente alla Seconda Guerra Mondiale, è stato ritrovato a Sanza in località Carpino Grosso. Si tratta di un ordigno lungo 28 cm e spesso 8 cm ed è stato rinvenuto dal proprietario del terreno agricolo mentre stava effettuando dei lavori. Lasciamo le pagine del quotidiano La Città, andiamo ora a sfogliare le cronache, il titolo di apertura, pronta una cordata per la Salernitana. In ballo c'è il futuro della squadra, il patron sa bene che non può trasformarla in una succursale della Lazio. La disponibilità a cedere del presidente Lotito ha aperto la strada ad un cambio societario, unica condizione posta dai possibili acquirenti è la permanenza in Serie B. Andiamo avanti, bentornata Nocerina, la Serie D ora è tua, battuta il San Vito Positano, festa grande per la promozione della squadra ai danni di un irriducibile FC Sorrento, tutti i protagonisti della splendida cavalcata.
A Salerno mancano i vigili, traffico in tilt, una vergogna, ieri pomeriggio centro bloccato per ore, disagi aumentati per un incidente a Fratte, interventi zero. E poi anche le cronache si occupa del referendum, De Luca, questo referendum è una palla, Nencini si ritrova in un mare di polemiche, la battuta al congresso del PSI, agosto esposto in procura, niente quorum, al voto solo il 31%. E poi per quanto riguarda lo sport, la crisi degli aquilotti, la Cavese perde a Marsala, la vetta dista 6 punti. Lasciando lo sport andiamo a Pompei, bilancio approvato ma i conti non tornano, a Montecorvino abusò della nipote per 5 anni, arrestato un 72enne, infine a Morigerati l'assessore Cioffi colto da infarto in un convegno. Lasciamo questa prima pagina del quotidiano Le Cronache, andiamo avanti, andiamo nelle pagine di primo piano. Il referendum è una palla, agosto, vado in procura, De Luca dal palco socialista, boccia la consultazione ad urne aperte, l'avvocato chiama la polizia, imbarazzo tra i socialisti che hanno sostenuto la battaglia del sì contro le trivellazioni, Gaetano Amatruda, la magistratura valuti la correttezza del presidente della giunta regionale della Campania. Andiamo avanti, di spalla in via Picarelli, lunghe file per il duplicato della tessera ieri mattina. E poi vediamo di taglio basso ancora per il referendum, trivellazioni, l'affluenza si ferma al 32%, quorum non superato, nel Salernitano sfiora il 28% ed è record a Monte San Giacomo, anche, quindi anche cronache. Parla di Monte San Giacomo e del successo del referendum ottenuto con il 41%. Lasciamo questa pagina, andiamo avanti, andiamo nelle pagine della provincia di Salerno, vediamo quali sono i principali argomenti per quanto riguarda le aree provinciali. A Montecorice il titolo di apertura, il PUC della discordia, il valzer di voti in giunta, tirato in ballo anche l'ex presidente del Parco del Cilento Giuseppe Tarallo, manifesto dell'ex primo cittadino Flavio Meola e di Raffaele Del Mastro contro l'amministrazione guidata dal Dem Piccirilli. E poi un convegno a Futani dove l'assessore di Morigerati è stato colto da infarto alla fine del suo intervento. L'aula consiliare di Futani è stato teatro di un importante momento di riflessione territoriale che ha visto impegnate un alto numero di rappresentanze politiche e del comprensorio cilentano. Continuiamo. A Sanza, l'abbiamo già visto anche dalle pagine della città, ordigno bellico ritrovato in campagna, un ordigno bellico di 28 cm e 8 cm di spessore è stato ritrovato a Sanza in località Carpino Grosso. Ancora Capaccio, abbandono rifiuti, effettuate ulteriori operazioni di bonifica, criticità relative ad episodi di abbandono incontrollato che avevano creato altrettante microdiscariche. Infine a Cogliano i ladri al bar, ma il titolari si svegliano in tempo. Queste alcune delle notizie che troverete sulle cronache. Ora ci spostiamo in Basilicata, quindi dalla Nuova del Sud, vediamo quali sono i principali temi. Ampio spazio dedicato ai risultati del referendum per l'abrogazione di una parte della norma che sulle concessioni in mare entro le 12 miglia e vediamo che la Basilicata comunque può ritenersi tra virgolette soddisfatta per l'affluenza alle urne. La Basilicata vota più di tutti, infatti questo è il titolo per la Nuova del Sud, in Italia niente quorum per il referendum sulle trivelle, l'affluenza finale è al 31%, ma in Basilicata attorno al 50%, risultato in bilico sino alla fine, Potenza e Matera tirano la volata, male invece i comuni del petrolio. E poi relazioni omissive sul centro Oli, indagati i periti di Procura ed Eni.
Andiamo avanti, lasciamo la Basilicata, lasciamo il referendum, passiamo ora invece allo sport della Basilicata. Partiamo dalla promozione. Genzano torna in eccellenza, la vittoria sul Miglionico regala la festa all'Alto Bradano. Ancora in Lega Pro, Melfi, punto che fa classifiche, gialloverdi impattano con Cosenza, la salvezza è a 3 punti. In Serie D il Francavilla spugna Potenza e si avvicina al primato. Ancora torniamo in eccellenza, la Vulturs si trova ad un passo dalla promozione, il Ferrandina invece saluta, mentre in Serie D si complica la salvezza, Picerno spinto di nuovo a meno 10 dai playout dopo il KO con l'Isola Liri. Per gli altri sport, una notizia di hockey di Serie A2, la Sinus batte il Giovinazzo e trova il Follonica ai playoff. E con la Nuova del Sud termina la nostra rassegna stampa. Vi ricordo alle 13.45 l'appuntamento con il nostro TG. Grazie per averci seguito, auguro a tutti una buona giornata.